quotidiano lo scrittore ci fa conoscere a fondo il protagonista. Infatti, descrive il suo aspetto fisico, anche il vero motivo, i sogni e i progetti. Permesso, buongiorno professoressa, mi chiedo subito. Questo è il nuovo alunno. Ah, ok, grazie. Buongiorno. Ok ragazzi, come vi avevo preannunciato, questo è il nuovo ragazzo che viene dal Brasile, il suo nome è Gabriel. Ok, quindi mi raccomando, accogliamolo e facciamolo sentire a casa. Questo è il tuo posto, Gabriel, accomodati pure. Va bene ragazzi, procediamo con la lezione. Nicolò, continua tu, leggi. Quella mattina Paolo non sapeva ancora che sarebbe diventato ricco. E come avrebbe potuto? Era solo un normale ragazzo di 13 anni, non molto alto, con i capelli spettinati e il vizio di mangiarsi le unghie. Quando meditava intensamente... Outside my house, trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please just cut it out. And don't tell me you're sorry, 'cause you're not. Baby, when I know you're only sorry you got caught. But you put on quite a show. Gabriel, che fai? Guardi ragazzi, ma qui praticamente utilizzate solo i cellulari. Eh sì, ormai è una dipendenza. Vuoi un po' della mia merenda? Grazie. Che ne dite se oggi andiamo a fare un giro al parco? Sì. Ma really had me going. Now it's time to go. Curtains finally closing. There was quite a show. Ciao, e gli altri? Nessuno ha risposto al messaggio. Francesco è stato bloccato dalla neve. Andiamo? Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days trying to move on, yeah. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days, all our troubles.
Ragazzi, ma che cos'è tutto questo baccano? Mamma mia! Basta, smettetela! Basta! Ma vi sembra questo il modo di giocare? Avviserò i vostri genitori. Da domani niente Wii, niente PlayStation, niente telefonini, niente di niente. Guardali come sono strani, andiamo a vedere. Ragazzi, ma cosa avete? Perché siete così tristi? Senza PlayStation cellulare non sappiamo cosa fare. Sì, infatti, che noia. Potreste unirvi a noi. Ogni pomeriggio facciamo lunghe passeggiate e giochiamo. Insomma, ci divertiamo. Beh, oggi mi aggrego, non ho altro da fare. Sì, sì, senza play. Ok, ci vediamo oggi. Ok, Coconut Man. No, grazie. Oggi abbiamo da visitare il Palazzo Carafa.